It's me, Mario! Bentornati sul canale di Access00, siamo qui con un nuovo video di Super Mario Maker. Non siamo con i vostri livelli, ma siamo alla rubrica settimanale dei livelli popolari, dei livelli che scelgo io, dei più popolari, diciamo, nella rete. E allora, il primo livello che vi volevo presentare di Sporky è Star Wars Cantina Theme. Come sapete, io non apprezzo moltissimo i livelli musicali, diciamo, da portare in video. Però, ragazzi, Star Wars non potevo non farlo, scusate, ma poi la cantina band, la canzone della cantina band, non potevo non portarla. Credo comunque sarà breve, quindi non ci sono problemi. Sentiamo un po' cosa ci ha fatto il nostro Sporky. Vediamo un po' come cosa è venuto fuori. Bellissima. Cioè, wow. Cioè, è bellissima, veramente. Fatta anche la seconda parte. Oddio. Bellissima. Veramente bellissima, i miei complimenti all'autore di questo livello. Mamma mia, che ha messo Rob, Metroid, chi c'era poi Fox e questo è Pikmin. Ok, perfetto. Mamma mia, bellissima, bellissima, complimentoni veramente. Ok, perfetto. Ha messo anche per... No! Avevo messo per arrivare in cima alla bandiera e io ovviamente ho sbagliato tutto. Questi sono dettagli, ovviamente. Comunque, mamma mia, brividi, veramente stupenda la canzone. Io non so se voi lo siete, ma io sono un gran fan di Star Wars, e quindi sentire queste cose, queste canzoni, è veramente una cosa spettacolare, decisamente spettacolare. Quindi, allora, il primo livello, ovviamente la stella mi sembra il minimo di mettergliela dopo tutto il lavoro che ci ha fatto per fare una canzone del genere. Wow, complimentoni. Quindi, passiamo direttamente al secondo livello, che invece sarà giocato, e sarà una tragedia, perché è questo. Allora, il Maisy Mushroom Mania 2 di T, è uno svizzero, è ambientato in Super Mario World, le percentuali di vittoria sono l'11,41%. Bah, vediamo un po' cos'è. Ho detto, mettiamolo, non è proprio famosissimo questo, infatti come avete visto anche i tentativi eccetera non sono poi molti, però l'ho trovato simpatico come livello, almeno mi sembrava simpatico, e quindi ho detto, ma mettiamolo, dai, proviamo a vedere un po' cos'è, perché insomma è giusto anche fare qualcosa di un po' leggermente meno, diciamo, conosciuto, ecco, un po' meno conosciuto, quindi proviamo anche questo e vediamo un po'. Allora, intanto l'ambientazione di Super Mario World la adoro, come sapete, veramente tantissimo, quindi... ok, quindi iniziamo bene. Stavo dicendo, maledetto catenaccio. Distrutto il catenaccio. Per una volta tanto la rivincita sui catenacci. Ci sono anche le formazioni. Go down, wow, addirittura. Non è che non si capiva, cosa bisognava fare. Comunque lì, insomma, una volta ogni tanto. Che è quell'immagine? Non è, no, oddio. Io lo sapevo e tanto sarebbe andato a finire male. Ok, cerchiamo di evitare sti catenacci. No, c'è niente lì, sì. Ok, via di qui subito. Io provo... No, oddio. Provo la porta, stavo per dire. Vita, attenzione. Attenzione, attenzione. Vita che mi trolla, perfetto. Era da tanto ormai che non mi trollava più niente. Quindi ci stava bene, ecco, che anche la vita mi trollasse, giustamente. Quindi, allora, qui non c'è assolutamente nulla, giusto? No, qui devo aspettare, prendiamo altre due monete nel frattempo. Ok, perfetto, dovevo aspettare che i blocchi ritornassero ad essere monete come era all'inizio. Ah, no, maledetto che non sei altro. Il muro lassù in cima, vi giuro che non ci avevo fatto caso. Mamma mia, se ho rischiato. Ma laggiù sotto si potrebbe anche scendere in teoria. Ma io passo di sopra. Io passo di sopra, No, ok, c'è da scendere, perfetto, d'accordo. Ok, ci ho provato a stare sopra finché possibile, ma ovviamente siamo arrivati a un punto che meno male non sono caduto di là, perché altrimenti mi sarei visto abbastanza malino. Ok, ok, checkpoint. Oddio, troppo lungo, Ale. Ok, perfetto. Allora, qui sotto che c'è intanto? Questa, perfetto. Quindi io direi di passare... questi pezzi qui mi sono sempre piaciuti tantissimo.
queste cose fatte così mi sono sempre piaciute veramente tanto. Ok, questo livello devo dire che mi è andata bene. Almeno per il momento, per adesso mi è andata veramente bene. Catenacci alati, mancava pure quelli. Già che è vero, già con i catenacci io ho un rapporto abbastanza problematico. Se li metti pure alati siamo messi bene. Allora, Mario Fuoco, ottimo. Un altro potenziamento. Benissimo. Lì escono Koopa, ok. Qui invece come diamine... Cioè ci passo lassù io? No, assolutamente no, qui non c'è niente. Quindi, esattamente io. Ah, ok, aspetta, ho capito. Vieni fuori, Koopa, forza, su. Vieni, ok, perfetto, quindi lo tiro qui. Ok, perfetto, buono. Buon enigmino, molto semplice, ma comunque molto carino. Sempre carini queste cose qui messe in questo modo. Io devo vedere che c'è, scusate. Lo so che sto per morire. Ok, è andata bene. Catenaccio mi ha graziato, non si sa come. Oh, oddio. Mi ero visto malino. Vai così. No, ok. Oh, altro fiore, ci sono un sacco di potenziamenti. Ne avessimo veramente tanti, forse anche più di quanti ce ne sarebbero voluti, forse. Ok, qui basta andare su e non ci sono problemi. E una bomba. Ah, no, allora, queste cose io le adoro, veramente. A me piacciono veramente un sacco queste cose qui. Il fatto di dover fare magari una strada secondaria per poi ritrovarsi all'inizio. Però è divertente, cioè dà un senso di, non lo so, di aver fatto qualcosa di buono ogni tanto. Quindi, e di non essere morti soprattutto ogni tanto. Ok, alla grande. Non so quanto duri ancora il livello, ma ho già visto come abbiamo... Già, ha visto prima, era bello lunghetto. Ok, quindi Ale, visto che è bello lunghetto il livello, evita di morire magari qui, che è meglio. Ale, ok, con calma. Va tutto bene, rilassati. Allora, un altro check, attenzione. Oh, credo che questa sia l'unica... strada, sì, è l'unica strada dove possiamo uscire, perciò entriamo nella porta e un catenaccio ci arriva nei denti, così, tanto per gradire. Io voglio salire, ok, andiamo su, grandi così, grandissimi in questo modo. E siamo arrivati alla fine, attenzione. Allora, come livello, veramente complimenti all'autore, sembra sia svizzero tra l'altro, credo, veramente complimenti all'autore perché è bello lunghetto. Però allo stesso tempo molto divertente e passa bene. Cioè, non si fa sentire la pesantezza, diciamo, di un livello molto lungo. Eppure, insomma, ci ho messo 3 minuti e 58 a farlo, quindi alla grande. In ogni caso la stella quindi io gliela lascio, perché secondo me se la merita. Magari, se vi va, provateli anche voi, questi che vi faccio vedere. Ovviamente io li porto per cercare di farvi vedere anche dei livelli così a giro che magari non trovate o non avete ancora visto, non lo so, sai. Alle volte, se le volete giocare anche voi, magari fatemi sapere cosa ne pensate. Quindi io direi di farne più un altro e basta, perché sono stati parecchio lunghi, almeno questo è stato parecchio lungo. Sono indeciso tra Tower of Terror e Keep Walking. Io direi Tower of Terror, dai. Quell'altro mi sa che è uno di quei livelli dove basta camminare e va tutto liscio come l'olio. Quindi cerchiamo di evitarlo. È di André GX. Quindi, non ho visto il percentuale di vittoria, mi sembrava, o almeno, mi sembrava sull'11% e qualcosa. Ah, davvero? Sì, c'è davvero? Ok, i commenti a volte andrebbero tolti, però in questi casi, la vita, mo vieni qui, grande lui, allora, ok, mi sa che ci sono un po' troppi commenti qui, forse se li tolgo è meglio, no, scusate ragazzi, devo togliere i commenti perché altrimenti non vedo assolutamente niente. Oh, li levo anche dal gamepad, sì, proprio tolti, non vogliamo sapere niente in questo giro noi. Oh, qui c'è qualcosa, magari un blocco segreto anche qui. No, però ho capito come andare lassù. Ok, ora facciamo così, grandi in questo modo. E c'è il fungo gigante, grandi noi. C'è il fungo normale, super fungo. Ok, perfetto, l'importante è avercela. Allora, destra o porta? Porta, ovviamente. Perché bisogna morire soddisfacce. Ok, con soddisfazione. Qui c'è niente. A parte il fuoco, no, sembra che non ci abbia messo niente. Almeno dalle parti che ho controllato io, non ho controllato a sinistra. Comunque... Ok, che diavolo dovrei fare io esattamente? Bene, non so cosa diamine sia successo, forse dei tuomp di sopra che sono caduti. Assaltare, maledetto me. Perfetto, Ale calmo, Ale va... No.
Ale calmo, stavo per essere sbruciacchiato ovviamente. Anzi, il nostro Mario stava per essere sbruciacchiato come sempre. E anche questo va bene così. Bello questo livello, si fa da solo quasi. Ottimo, perfetto. Ok. Che diavolo sta succedendo? No! Oh mamma mia! Rischio, qui, veramente! Mamma mia, sono rischiato! Qui, ora, occhio a questi bu, perché me li vedo diretti, un po' troppo diretti. Ce ne sono un po' troppi, mi sembra. Dove diamine dovrò andare io, esattamente? Dovrò cadere di sotto, forse? No, allora, aspetta. No! No! Perché? Ah, tra un po'. Maledetto me. Ok, siamo tornati qui ora, fermi qui. Non c'è da muoversi. Ok, perfetto. Molto semplice. Molto semplice. Io dovevo muovermi, non so perché, ma mi ero visto cadere nel vuoto e quindi... Ok, gift, un regalo, perfetto. Sarebbe regalo non lui, direi. Decisamente non lui. Oh, ok, scendiamo nel tubo. Non so cosa altro dovrei fare lì, quindi... siamo in vetta all'inizio del livello. Siamo all'inizio del livello, in cima. Non è molto bella sta cosa. Noi proviamo a scendere. Ok. E siamo alla fine, attenzione. C'è modo di arrivare più in alto? In qualche maniera, magari. Non so, un blocco da qualche parte. No, sembra di no. Quindi finiamo qui questo livello, questo Tower of Terror, che è stata molto molto particolare, ok, decisamente particolare ma molto molto carina, quindi complimenti anche qui all'autore, ovviamente questi livelli hanno tantissime stelle, se hanno tantissime stelle un motivo ci sarà pure, ovviamente saranno dei bellissimi livelli, è ovvio, ed è giusto che sia così. Quindi allora con questo terzo livello, per questo terzo appuntamento, sì, della rubrica dei livelli a tema, dei livelli tematici, scelgo io dalla rete, ci possiamo salutare qui, ma prima volevo fare un saluto a Lorenzo S. Quindi ciao Lorenzo S, che mi ero scordato l'altra volta, cioè non è che mi ero sbagliato, mi ero dimenticato di salutarle proprio, mi sa, e che quindi ciao Lorenzo S, chiedo ancora scusa a tutti quelli che a volte mi dimentico le cose, ma è così, succede, abbiate pietà e abbiate pazienza. Quindi io vi ricordo, se vi va di iscrivervi ai miei canali Facebook e Twitter, se vi va di seguirmi sul Miiverse e di aggiungermi a Steam se avete un PC, ovviamente trovate tutto quello di cui avete bisogno ovviamente in descrizione di questo e di tutti gli altri video del canale. Io vado avanti con questa rubrica, ma magari fatemi sapere se volete che continui. Comunque vedo che è parecchio seguita e sono parecchio seguiti anche questi livelli, perciò per ora la continuerò. Magari voi fatemi sapere sempre cosa ne pensate, perché ci tengo ovviamente a sapere la vostra. Un saluto ancora da Access00 e alla prossima, ciao!